Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri e la stazione di Qualiano hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di due soggetti di etnia Rom dimoranti negli insediamenti della zona Asi del comune di Giuliano in Campania, ritenuti responsabili dei reati di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti. Le indagini condotte ai militari con l'ausilio della Polizia Municipale di Giuliano. Hanno avuto origine e rinvenimento, nell'ultimo periodo, di circa 300 carcasse di auto che, dopo essere state cannibalizzate, venivano date alle fiamme. Grazie all'installazione dei sistemi di videoripresa e al servizio di osservazione, la Polizia Giudiziaria ha scoperto un fenomeno criminoso finalizzato all'alimentazione nel mercato parallelo dei pezzi di ricambio delle automobili, sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti. Non meno grave è stato il danno ambientale causato all'incendio doloso di così tanti veicoli, che determinava lo sprigionarsi in nubi contenenti sostanze tossiche. La gravità del quadro indiziario è stata confermata dal GIP, che ha convalidato il provvedimento di fermo ed ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere.